temperature più basse di 2 gradi su bus elettrici e tram, vetrine dei negozi spente la notte e un'ora in meno di illuminazione stradale sono solo alcuni dei provvedimenti con cui il Comune di Milano si prepara ad affrontare la crisi energetica in vista dell'arrivo della stagione invernale e attraverso i quali Palazzo Marino conta di risparmiare più di 1,5 milioni. Ad annunciare il maxipiano per fronteggiare il caro bollette è il sindaco di Milano Beppe Sala, che oltre a ricordare le misure che valgono a livello nazionale, come la riduzione di 15 giorni della stagione termica e la diminuzione di 1 grado della temperatura negli edifici, ha annunciato una serie di azioni rafforzative con l'obiettivo di ridurre i consumi della città di Milano. E la prima misura riguarda lo smart working per gli uffici pubblici. Cominciamo dallo smart working. Ne ho parlato spesso in questi giorni e siamo arrivati a definire la formula insieme ai sindacati. Chiuderemo alcune sedi di uffici comunali venerdì, così da essere a ridosso del fine settimana e prolungare l'effetto positivo dello spegnimento degli impianti. I dipendenti che potranno utilizzare un giorno di lavoro agile in occasione della chiusura saranno quindi invitati a farlo. Chi non potrà sarà dislocato in near working nelle sedi che resteranno sempre aperte, come per esempio quella di Via Larga. Ovviamente questa misura riguarderà in misura limitatissima gli uffici aperti al pubblico. Ridurremo il funzionamento degli impianti di climatizzazione in alcuni edifici, dove è possibile, e delle pompe di acqua rifalda. A partire da fine mese poi il Comune ha intenzione di diminuire di 1 ora al giorno l'accensione dell'illuminazione stradale, prevalentemente al mattino, e abbassare di 2 gradi la temperatura di bus elettrici e tram. Inoltre Palazzo Marino sta lavorando a delle iniziative anche per i negozi milanesi, dallo spegnimento delle insegne e delle vetrine di notte ad una maggiore attenzione alla chiusura e apertura delle porte. Dopo i provvedimenti del governo, anche il Comune di Milano sta adottando delle iniziative interessanti in merito al risparmio energetico e del gas. Faremo la nostra parte per quanto riguarda lo spegnimento anticipato di insegne e vetrine, sempre però nel rispetto del presidio di sicurezza dei negozi. Faremo la nostra parte anche per quanto riguarda il tema di apertura e chiusura delle porte, ribadendo l'efficacia delle lame d'aria, e apprezziamo il provvedimento adottato dal Comune rispetto al bando Prossima Impresa, che va a stanziare dei contributi e dei finanziamenti per il check-up energetico. Infine il Comune, insieme al Politecnico di Milano, partirà nei prossimi giorni con una campagna di sensibilizzazione per i cittadini con consigli utili per ridurre gli sprechi energetici. Il secondo piano di intervento riguarda i cittadini, le cittadine e anche i city users. A partire da martedì prossimo, il 18 ottobre, inizieremo una campagna di sensibilizzazione con consigli pratici, fatti con il Politecnico, da mettere in atto quotidianamente per ridurre i consumi. Lo faremo con gli strumenti a nostra disposizione per garantire la più ampia diffusione possibile.